Anche il piccoletto che non ha intenzione, a quanto pare, di utilizzare il vasino. Patato, ti prego, usa il vasino. Cristina è diventata buona amica di Charlotte. Va bene, va benissimo. Forza, patato, veloce, veloce. Dai, che poi finito di usare il vasino, mangi e poi torni sul vasino. Fondamentalmente, povero figliuolo Ma è così che funziona, caro. Tutti i tuoi fratelli ci sono passati, sai. In... Prepara e avvolti nel prosciutto. Va bene, Charlotte. E pulisci la casa. Va bene ancora, Charlotte. Come vuoi tu? Visto che ha la socialità è un po' bassa, rallegrala, Valentina. Ciao, so abbiamo sentito cose dell'altro mondo sul tuo conto. Dai, eh, rifiuta l'offerta. E vai avanti. Allora, eh, ma come chiedi dei soldi a tua figlia? Direi che non ne hai proprio bisogno. Vediamo un po'. <ride> facciamo 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 chiedi dei progetti futuri del tipo allora tesoro quando te ne vai da sta casa fondamentalmente ragazzi la domanda è questa allora tesoro il cubo del futuro mi ha detto che sei abbastanza grande per andare via da questa casa non preoccuparti dei fantasmi del passato li abbiamo insomma ognuno di noi li ha eh? è come una magia basta prendere l'aereo e verrai portato ovunque tu voglia capisci? Quindi vai! Cosa aspetti? E lei, beh, mamma, è la fine dell'episodio. Ok, va bene. Mi sembra giusto, insomma, dai. Giusto, giusto. Patate, hai fatto? Bravissimo. Ora vieni a prenderti la tua porzioncina. E tu, cara mia, visto che non è. Insomma, non mi sembra che tu voglia fare chissà cosa. Che legge un bambino per un totale di due ore. Diventa genitore con, socializza con tuo figlio, sono tutte cose che se vorrai farai una volta diventata mamma, direi che a questo punto mh, vuoi allenarti un pochino? Dai, allenati un po'. Es e -b esercito del pugilato. Allora, Charlotte, tu volevi pulire la casa. Vediamo un po' questo innanzitutto. Lo mettiamo via Altrimenti so già che fine fa Qui c'è da pulire? No Puoi solo donare Allora Charlotte uh, No Fai una cosa guarda cara mia Visto che vuoi pulire to. Pulisci sto schifo va Che male non fa davvero Vai Oh vedi come ti diverti Charlotte e questo è il bello Nicola ci chiama Rispondi Charlotte ovviamente le telefonate così, ragazzi, sono anche piacevoli, insomma. è eh? quando ti dicono venimi a trovare, insomma, quelle ormai le chiudo in automatico perché con tutto il bene del mondo, ma anche no. Allora, uh, il libro che hai scritto non è eccellente, però, Charlotte. Normale, perché ovviamente, ragazzi, 500 libri eccellenti, quando poi arriva il momento che deve scriverli. Normali, <ride> ovvio, no? Ok, allora scrivi un libro di genere. Facciamo. No, prima facciamo che ti riprendi un pochettino, però quindi guarda un canale, guarda i classici della TV. Va bene, vuoi andare a buttare qualcosa, ragazzi? Facciamoglielo fare perché altrimenti non è una donna felice. Tu, patato, invece, indovina indovinello. Vieni qui. Vieni a usare il vasino, sei. Dai, sei, hai superato la metà, direi che puoi farcela Diamo diverse interazioni così poi ragazzi lo possiamo, come dire, lasciar stare per un po' Quindi, perfetto Sei, 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 sei felice Charlotte? Realizzata? Va tutto bene adesso? Dovevi proprio romperle pere con sta cosa, vero? Eh, Vai, forza, smettila di parlare con tuo figlio. Ecco, ha diffuso pettegolezzi piccanti sulla sorella, ragazzi, ma io non lo so. Ma io non lo so, ma che cosa vi devo dire, ma che ne so. I voti sono aumentati, perfetto. Studentessa dell'Elementare da 10. Sì, ragazzi, può passare d'età, perché quando sono bambini devono soltanto, ragazzi, ottenere il 10 a scuola, ma a questo punto... Direi di farlo praticamente subito. Quindi no, 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 non prendi gli avanzi, tesoro, no, no, no. No, facciamo finta che nulla sia mai accaduto. Allora, vai, tiriamo fuori la torta. Oh, tu vai qui, aspetta, fammi vedere com'è il dai, su, stai una meraviglia rispetto ai tuoi fratelli che tornano sempre distrutti o rispetto a tuo fratello che sta qui che non ha praticamente più voglia di vivere, poveretto. Forza, patato. Dai, che sei al. Nemmeno si alza più dal vasino, poveraccio, al 77%. Charlotte, tu? Uh, ti sei ripresa subito. Perfetto, direi che tua figlia può passare d'età. Quindi facciamo. Soffia sulle candeline. Vai, Charlotte, però, eh. Non perderti questo momento. Charlotte, te lo stai perdendo? Mannaggia a te, dove sei? Ah stai guardando da qui, va bene, lei dice. Guardo da qui, su, va bene lo stesso. Ne ho visti talmente tanti, ormai sono tutti uguali. Beh no, direi di no tesoro. Ogni figlio è importante a sé, quindi no. Soprattutto diverso l'uno dall'altro. Ma vabbè. Ma vabbè. Ok, la nostra è giocosa, perfetto. Quindi direi che verrai qui cara mia. E... Scriverai un libro? Un libro giocoso, proprio perché sei giocosa, no? Fatemela vedere la nostra, ormai non più piccolina, ragazzi, guardate che bella figliuola! Che bella figliuola, ragazzi! Veramente, veramente bella! Complimenti tutta la mamma! Perché tutta la mamma? Bella davvero! Mi piace, bellissima page. Tra l'altro, il taglio e il colore dei capelli, per chi ha visto streghe, sembra quasi ragazzi fatto apposta. Allora, dunque, tesoro, tu sei come sei cresciuta? Creatrice di tendenze. Wow. Poi, ok, devi fare l'abilità. Qua lo sappiamo che devi darti da fare. Poi. Eh, sempre ragazzi, mamma mia, un periodo che sta cavolo di mod. però da un sacco di bug da questo punto di vista. E vabbè, ce ne faremo una ragione. Ce ne faremo una ragione. Allora, dunque, direi che tu a questo punto sei una tipetta creativa, c'è poco da fare, potresti venire qui e farmi solo dipinti figurativi. Perché io me la immagino, visto che vuole essere una creatrice di tendenze, uh, le gioie. Della genitorialità. Tu sì, è un libro giocoso. Vabbè, dipende dai punti di vista. Accidenti cubo del futuro, l'abbiamo nominato ragazzi. Prima, cubo del futuro Ehi hey, io ho un regalo speciale per te. Uh, proprio adesso, tesoro. Che la mamma sta scrivendo un libro. Uh, qualcuno può prendere questo regalo? Vi prego. Invitala ad entrare, dai, dai, patato. Poi vai a giocare quanto vuoi. Forza, che puoi farcela. Ti manca pochissimo. Una volta che avrà raggiunto ragazzi il livello 3, senti ora che qui ho sostanzialmente finito di fare. Vabbè, fai quello che ti pare. Dicevo, potrà una pizza. Ci hai portato la pizza tesoro, hai paura che ci moriamo di fame, guarda con tua madre non è possibile Dicevo ecco appunto, ora essendo un toddlerino ragazzi, una volta che raggiungono tutte, al minimo, minimo tutte le abilità a livello 3 E allora ragazzi possono passare d'età, che meraviglia Senti fai una cosa però, hai qualcosa qui? Perfetto, direi che puoi guardare i video di bebè dai, così almeno nel frattempo ti riprendi un po' di, di divertimento, dai. Ci sta. Tu, invece, tesoro, continua ad allenarti. Potresti fare allenamento, vai oltre i limiti. Lei è qui. Mamma mia, tesoro, che meraviglia. Veramente, sono sconvolta. Ah, che vi devo dire, ragazzi? Trauma davvero, trauma davvero. Qui non abbiamo messo le candeline, quindi secondo me qualcuno l'arriva e si. Mangia la torta, ma va bene. Dettagli, non importa. Vai, vai, tesoro. Oh, queste sì che sono capolavori. Eh. Vendi a un collezionista, per carità. Non sia mai che qualcuno non abbia questo esemplare di bellezza. Proprio in camera da letto, uno se lo deve appendere. Non avrebbero dovuto darti la patente per essere così brutto. Oh, come osi, solo perché ti abbiamo respinto, ris maledetto. Stai rosicando, eh? Sta rosicando, bello, eh? No, 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 ragazzi, ma che stiamo scherzando? Stiamo scherzando? Eh? Maleducato. Ok, forza, diamoci una mossa, tesoro. Oh, pure questo, vedi che meraviglia, guarda, sono estasiata da tanta bellezza. Ma veramente c'è... Cioè, mamma mia. Mamma mia, ragazzi. Non, pure 100 Simoglion per dipingere st Sto schifo, vi rendete conto? Vabbè Mamma ti va di mangiare insieme oggi? Possiamo cucinare? Se hai fame anche tu Amore Oh carino Lei deve dire no, mi dispiace tesoro E dai è pure a Kengo, no? Sai quanto la mamma è impegnata? Eh lo so Loro ci provano Secondo me ragazzi sempre eh, Del tipo... Forse in pausa mia madre fra una gravidanza e l'altra invece no. Che c'è, patata? Cos'è bellissimo, ragazzi, comunque? Senti, patatino, vai un po' a parlare con tua sorella, magari la fai calmare un minuto. Guarda, giusto per uh, dare il tempo a tua mamma di finire di scrivere il libro. Pensavi mi fossi dimenticato del tuo compleanno, Nicole? No, speravamo di sì, ma no. Però è carinissimo che i fratelli si ricordino, diciamo. Eh no, serve la mamma qui. Si avvicina, dai, non preoccuparti, parla con lei. Non ce la distrai, eh, qualche secondo, proprio zero. Charlotte tesoro, devi andare. Bravissima, questo è eccellente, perfetto. Sì, è tua madre. Hai tua madre che è una celebrità, patato lascia stare. Fai una cosa, chiedi a tuo fratello di giocare. Gioca, vai così la mamma può prendersi cura della piccolina, vai, Charlotte. Che tua figlia tra un po' mi va in super crisi mistica. Avanti veloce, veloce. Giochiamo al gioco degli orsi. Ok, va bene. Evidentemente lo conosceranno loro, ragazzi, questo gioco. Come va tesoro? Oh, vedi sempre. Da contemplare proprio questo capolavoro. Guarda, mamma mia. Come ho fatto a non pensarci prima? Dicevo, oh, dai, però, ragazzi, facendo ste schifezze, è quasi a livello 3. Patato, come mai non recuperi attenzione anche se stai giocando con tuo fratello? Questa è una cosa che mi dispiace molto vedere. Dai, poi abbracciala affettuosamente. No, oh, parla del colore preferito. Che amore che è, ragazzi. Parla dei giocattoli. Parla dei camion. Insomma, sì. Lei ha finito. Perfetto, tesoro. Finisci st'ennesimo capolavoro che tanto ne abbiamo visti pochi, quindi dobbiamo rifarci gli occhi anche con questa bellezza, mentre tua madre preparerà un pasto da gourmet, ovvero i cosi avvolti nel prosciutto. Là, come, ecco, gli asparagi avvolti nel prosciutto. Vai, vai, Charlotte. Visto che ci tieni tanto, vai così qui, come va? Mm, no schifo, vabbè. Allora, visto che vuoi divertirti, vieni qui, tesoro, e guarda un canale. Ma facciamo rete cultura mondiale, dai, Charlotte. Che so. Ah, perché c'era torta? Scusa, Charlotte, hai ragione. Quando hai ragione, tesoro mio, hai ragione. Vai, riprendi, vai. Tu qui, come va? Per il fattura. Complimenti. Che carino, che carino! Eh sì, è stanco il piccolino. È stanco. Non vuoi andare a letto, amore? Eh sì, la sorella ha capito. Eh sì, ma non ti può accompagnare al lettino, effettivamente. Senti, puoi fare un pisolino qui? Dopo che hai chiacchierato con tutti loro, perché vorrei prima farti mangiare. E poi farti passare d'età, Charlotte. Io smetterei di fare la sciocca proprio. Non mi sembra il caso. Ecco allora vai. Prendi una porzione, cara mia. Direi che il divertimento l'hai guadagnato. Su. Tu qui come va? Eh dai, prendi anche tu una bella porzione e il. Tuffolino qui, una volta che si sarà ripreso un attimino Prenderà anche lui una porzione Quindi sì, dai, un pisolino solo ci sta Come va la socialità, Charlotte? Qui ci sono i tuoi figli Dovresti approfittarne, racconta una storia coinvolgente Discuti dei pasti da gourmet Tesoro, se vuole mamma ti dà qualche ricetta Ma lei non gliene frega proprio un pero, guarda Che bello che sei venuta per il compleanno dei tuoi fratelli Ah sì, era il loro compleanno. No, non è vero tesoro, lo sapevi, non fare la gnorri. Rallegra. Racconta una storia incredibile. C'è anche l'altro figlio di cui ti devi interessare. Racconta una storia incredibile anche a lui. Che bello però vedere i ragazzi che sono così uniti. È meraviglioso, davvero. Tu, cara mia, una volta che avrai finito... Ah, ecco, guarda, fai una cosa... Devi recuperare un po' di divertimento, direi Quindi, guarda un canale che ne hai fortemente bisogno Forza Tu, patato eh. Dai Appena sveglio, prenditi la tua bella porzioncina Ho alcune cose da fare a casa, ci vediamo più tardi Dag, dag, ok È stato bello Del resto è pure mezzanotte, ragazzi Quindi ci sta proprio Sempre con il sorriso, eh Sul volto, figliolo mio e lui, ma certo, mamma, ovvio, eh, ovvio. Come no? Come ti sbagli? Cara, tu come va? Eh, dai, direi che puoi andare in bagno. Ti fai una bella doccia e poi pulisci. Tesoro mio, tu idem con patate. Dovevi guardare la. Vabbè, allora vai in bagno. Ti fa il bagno con la schiuma a questo punto? Eh, perché è così sporco? Eh, eh, eh. Cara mia, eh, non so come dirtelo, guarda. Charlotte, però mangia in fretta, perché tuo figlio non appena avrà finito di mangiare dovrai farlo passare d'età, eh? Quindi veloce, veloce, su. Crescerà ovviamente, ragazzi, sempre sfatto. Eh, però, insomma, è la caratteristica dei figli di Charlotte una caratteristica più unica che rara quindi voglio dire non la torta ragannaggia a me che mi sono dimenticata di mettere le candeline ragazzi fortuna che ne abbiamo un'altra tu c'era questo ovviamente dovevi attaccarti alla torta perché proprio mi odiate va bene dicevo ne abbiamo un'altra quindi apri ovvero codesta torta invernale a cui Charlotte metterà immediatamente. Ah no, già ci sono, vedete, brava Charlotte. Brava, che stai sempre a organizzarti al meglio. Allora, tu cara mia, direi che puoi andartene a dormire dai. Dormi. Tu. Ecco, brava, riprendi un po' di divertimento perché ne hai bisogno. E Charlotte è in attesa che il piccolo finisca di mangiare. Così poi lo porterà alla torta. Direi che aiuta a soffiare sulle candeline il piccolo Harry Patato, forza, su Ma lei non doveva crescere di venerdì? Ragazzi, ma non mi è arrivato il messaggio È slittato oggi il compleanno Vabbè, io la faccio passare d'età poi, ragazzi, eh Perché, insomma, mi sembra strano Vai, vai, Charlotte Che stai facendo? Lo devi far passare deto, oh, Charlotte. Guarda, credimi, non è difficile. Lascia stare tuo fratello, scendi dal divano, dai, aiuta a soffiare sulle candeline il piccolo Harry. Vediamo se ce la facciamo, ragazzi, eh. È titanica stimpresa. Forza, via! Vai, Charlotte, portalo alla torta. Oh, tanti auguri, patatino! Con questa maschera sulla faccia, ragazzi, è inquietantissimo, va bene? Già il colorito non è proprio il top, visto che è figlio di Vlad, però, insomma, no. Vabbè. Con questa maschera rende il tutto ancora più inquietante. Ok. Tanti auguri anche ad Harry che finalmente passa d'età. Vediamo, ragazzi. Poi dovrò andare subito a dormire, poveretto. Tanto c'è tutto il weekend ancora. Per fare le cose da bambino. Quindi sviluppare abilità, fare i compiti. Insomma, tutto quello che conosciamo ormai fin troppo bene. Charlotte tu, mi raccomando, aggiungi subito le candeline perché qua è rimasta una torta per miracolo. Oh, notare che. Somiglia parecchio al papà, ragazzi. eh L'impronta è quella, e continua a mantenere i capelli grigi. Tra l'altro chissà come sarà. Io sono curiosissima con sta faccia, ripeto, super inquietante. Ma evviva Vladislav ha <ride> spedito! Il regalo a Harry, bravo, Vlad, bravo, papà. Vlad, che si dà da fare, bravo almeno in questo. E quindi patato vai, eh, insomma vai, dove vai? Eh, bella domanda, no dicevo, è un tipetto creativo, ok, vai in bagno, vai subito in bagno, sì non qui, scusa hai ragione pure tu, ormai sono, è l'abitudine ragazzi, ormai è l'abitudine, fai una bella doccia, dopodiché vai qui e dormi. Tu, cara, sei, sei cosciente che ti devi dar da fare, vero? Compiti a casa non iniziati. No, li facciamo subito. Questi li vendiamo. Meglio questi. Questo lo vendiamo. Direi di vendere anche questi. Dopodiché fai i compiti. E poi a letto. Nel frattempo, la nostra Charlotte, ragazzi. Questo via. Questo... Al suo posto direi che può scrivere un altro libro. Quindi vieni qui Charlotte, scrivi. No, scusami. Dicevo, scrivi. Libro di genere. Facciamo... Um, un libro rosa. Amore sfrontato Santo cielo Kengo È L'amore Ragazzi E se lo merita sto poveraccio Un libro dedicato a lui Con tutte le volte che la invita a uscire Lei dice di no E questo non l'ha ancora mollata Quindi devo dire che è vero amore a sto punto è... Ragazzi infine del maglione che hai donato Va al ricovero va bene ok Prego Charlotte fa sempre beneficenza quando può, molto volentieri. Tesoro, ti sbrighi a finire di fare i compiti così vai a prenderti cura di tua sorella? È passata la vita da sola, lo sapevo che dovevo farla crescere, ragazzi, no, patatina, ti, ti chiedo scusa, ti chiedo scusa. L'unica che mamma Charlotte non ha fatto crescere, povera Stella. Povera stellina, guardate quanto è dolce. Che faccino, non è proprio uguale a sua mamma. E questa è una cosa positiva, perché sapete, no? Sempre, ragazzi, il solito discorso sui cloni. Povera stellina, però. Eh, vabbè, ragazzi, ma mi chiedo scusa, patata, non... Sempre con questi libri, sempre con queste aspirazioni per fare punti e poi dopo uno perde le cose importanti. Allora, vai subito a balbettare. Così. Dai, ci diamo subito da fare, direi. Vai così, tesoro. Io pensavo fosse in blu perché aveva bisogno di essere cambiata o altro. E invece no, ragazzi, era in blu perché diceva qua non mi si sta affilando nessuno. Dove cavolo siete tutti? Ok. Aveva ragione. <ride> Povera. Fatti vita extracurricolari visto che tu devi lavorare sulla tua responsabilità. E poi, eh, tesoro mio, ti tocca pure il progetto. Quindi, il letto per ora non lo vedi. Uh, livello 8. Dell'abilità di scrittura può scrivere romanzi di fantascienza. La vita sua è tutta, una fan... è tutta fantascienza, ragazzi. Uno vorrebbe che lo fosse dal di fuori chi non conosce bene la vita di Charlotte, cioè che sa cosa fa, insomma, no sa qual è la... il suo obiettivo. Però non... non la vive in prima persona. Penserà: Ma è, è fantascienza? Invece, no, Ui, è iniziato il travaglio. Fermi tutti perché è iniziato il travaglio. Patata tu continua a darti da fare qui. Vai, vai tesoro, vai. Charlotte, il momento. È arrivato, appena passata d'età la piccolina. Evviva Charlotte, vieni a partorire. Io prendo subito la lista dei nomi, ragazzi, perché preparo i nomi eventualmente. Eccola qua. Sono qui pronti. Sia per un eventuale maschietto, sia per un'eventuale femminuccia, quindi dai, dai, forza, forza. Forza, Charlotte. Pargolo numero 88, in arrivo, ragazzi, eh. Pargolo numero 88, fatemi fare una foto. Perché almeno sapete che. Già ci siamo persi la crescita della piccola Crystal povera. Direi di non perderci mh, questo momento almeno. Quindi forza Charlotte. È una femminuccia, ripeto ragazzi, solo femmine nascono in questo periodo, ma chi è? Allora il nome per la piccolina sarà Emily Turner. Mm. Ah! Gemelle! Fermi sono gemelle fermi tutti quindi siamo a 89 pargoli così ragazzi il nome è io ho la lista sempre qui Audrey Turner sono solo due vero ti prego ok santo cielo Charlotte mi fai sti scherzi Charlotte calmati 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 Stai partorendo tesoro. Sì, eh, sono due, diventa complicato. Charlotte e Alessandra hanno avuto un parto gemellare. Oh, tesorine! Guardatele, piccole! Facciamo una foto. Facciamo una foto così. Ecco qui. E raggiunto il livello 3 per Crystal. Che nel frattempo, però, ragazzi, deve mangiare qualcosa. Perché altrimenti mi raggiunge l'isteria e Charlotte deve rimanere nuovamente incinta, quindi fermi tutti proprio, portami una bevanda, ok? Calma patata. Eh, dunque, abbiamo questo per la colazione, perché sono le 7 del mattino, quindi direi che colazione sia. Come va tesoro qua? Corare le crisi isteriche? No. E, mh, Charlotte deve rimanermi subito incinta, quindi... Non il book fotografico ma il club fichi ficheggiando e sceglieremo Eric. Avanti. Fermi tutti ragazzi, che ora abbiamo una cura di neonati super efficiente solo per una. Quindi poi dovrai nutrire ed allattare Charlotte. Veloce. Fatemi vedere nel frattempo, Charlotte, come sta messa. Siamo sempre a meno 9. È diventata scura quando l'abbiamo presa in braccio ragazzi inquietante sta cosa vabbè tesoro senti visto che fa freddino ma non piove eccetera eccetera la mamma ti dona uno dei suoi uh, questo progetti scolastici ragazzi non mi veniva la parola potresti collocarlo qui e darti da fare sì, e come? Quindi vieni qui ed inizia a lavorare attentamente, perché a questo punto non dobbiamo far altro, ragazzi, che farle sviluppare la responsabilità. Poi, vabbè, mh, ci sarà ancora tutto il sabato e tutta la domenica, ma intanto la bimba è diventata nera, come potete vedere. Io non ho parole, non capisco perché, ma va bene così. Questi stanno qua. Dai, appena hai finito. Romantico. Cerca di avere un figlio, ovviamente. Sono. No, Eddie è diventata bianca, ma qua risulta nera. Sono sconvolta, ragazzi, non lo so. Non lo so che caspita succede tutte le volte. Vai, Charlotte. Interesse guadagnato: 15.823 con gli investimenti. E brava la nostra Charlotte, anche perché cari ci costano i pargoli. Considerando che ogni volta che vanno via di casa io dono loro 20.000 simoleon a, par a Pargolo o a Pargola, ecco, quindi direi che dobbiamo essere sempre ben forniti di danaro. Allora, dunque, veloce Charlotte che devi farti anche una doccia, tra l'altro puzzi. E ragazzi, mamma mia, 89 figli, quello quello che se tutto va bene Ora sarà nella pancia di Charlotte. Sarà il figlio numero 90, barra 91, visto gli scherzetti che mi fa Charlotte. Però, brava Charlotte, brava, è stata multata, ecco, è stata punita per aver partorito delle gemelle. Tutte e due femmine, tra l'altro, eh, ragazzi. Quindi è proprio il periodo questo delle femmine. Con Charlotte, in questo periodo, solo figlie femmine. Si mangia per due. Vai così, mazza già ti è cresciuta la pancia. Ti prego, Charlotte. Non dirmi che sono alte gemelle, non dirmi che sono alte gemelle. Perché io dico gemelle, ragazzi perché ormai vedo solo femmine, quindi per me è scontato che siano femmine qualora fosse, ma non so. Comunque, ragazzi, ora noi faremo come sempre eh, chiedi di rimanere solo amici, di essere solo amici, avanti, Charlotte. Guadagni a 100, sì. Però, Charlotte, mia fallo se ti dico che lo devi fare. Tesoro. Non è, non è una cosa difficile. Credimi, puoi farcela. Allora, fermi tutti. Dov'è? 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 Chiedi di essere solo amici. Forza. Forza, Charlotte. Devi chiedere di essere solo amici e di. E devi sbatterlo fuori dal club. Ormai sono cose che conosciamo a memoria quindi espelli dal club fichi ficheggiando e con la nostra che è rimasta di nuovo incinta del novantesimo pargoletto o pargoletta direi che noi possiamo fermarci qua per questo episodio ragazzi sono proprio tanto tanto felice la nostra Charlotte mi fa di questi doni adesso off camera io Manderò via di casa la nostra Nicole, perché giustamente per lei è arrivato il momento di quantomeno intanto aspettare pazientemente di ricevere un cambio look. E, e quindi sì ragazzi, cioè, eh, sono troppo felice, troppo troppo felice, perché veramente ragazzi... Dal prossimo parto in poi inizierà il countdown e io sono felicissima da una parte, dall'altra ragazzi un po' triste perché emozionata, tante cose, tante emozioni ragazzi comunque perché eh, è una challenge che va avanti da tre anni, quindi è, è tanto tempo che ormai gioco con Charlotte. Penso che Charlotte sia in assoluto la partita più longeva che abbia mai avuto. E quindi, insomma, è emozionante, è veramente veramente emozionante. Comunque, direi che noi ci fermiamo qua per questo episodio. Fatemi sapere cosa ne pensate, ragazzi. Fatemi sapere ovviamente se vi è piaciuto. Se è così, come sempre, io vi invito a iscrivervi al canale, mettere mi piace e lasciare un commento. Vi ricordo che all'interno della descrizione di tutti i miei video potete trovare tutti i vari modi per contattarmi, la programmazione del canale, le mie playlist, i link ai canali di miei amici youtubers. Vi invito come sempre ad andare in tutti i loro canali, ragazzi, iscrivetevi pervi attivare le campanelline mettere mi piace a tutti i loro video ma soprattutto commentare quindi mi raccomando ragazzi sosteneteli mi sono resa conto adesso di una cosa 1 2 3 4 5 6 7 quindi Charlotte può essere rimasta incinta solo di un pargolo o di una pargola quindi il bebè numero 90 è in arrivo ragazzi sono felicissima quindi che dire io vi auguro una buona giornata o una buona serata a seconda del momento in cui guarderete questo episodio fatemi davvero sapere cosa ne pensate io vi abbraccio forte, ci rivediamo presto con la nostra Charlotte. Prima penso però che ci occuperemo dello speedcast di Nicole sul Soul Simmers e non.